Presidente, il secondo anno che ci incontriamo al Vinitaly, il secondo anno che Bubble diventa partner del Prosecco, il secondo anno che il Prosecco, percepisco, sta crescendo in maniera esponenziale sul mercato nazionale e mondiale. Dove stai andando con questo consorzio che ha idee grandiose? È merito di Bubbles. No, stiamo lavorando seriamente. Io credo che da qui in avanti dovrà esserci il massimo impegno, perché da quando è nata la denominazione 10 anni fa c'è stata una crescita che è stata determinata anche dal mercato. Ora dobbiamo lavorare veramente in modo serio, a testa bassa, con grandissimo impegno, per andare a consolidare i mercati che sono stati raggiunti, scoprirne di nuovi, e soprattutto una cosa che ci tengo tantissimo è quella di mantenere alta la qualità e il rapporto qualità-prezzo, che sia comunque accessibile al consumatore. Il mercato italiano è un mercato, rispetto chiaramente ai numeri che fa il Prosecco DOC, che è diciamo, interessante, ma fino adesso è stato complementare a un ragionamento. Prevede che ci sia anche un maggiore coinvolgimento sul mercato nazionale della comunicazione del sistema promozionale del Prosecco DOC come consorzio? Prosecco DOC, da quando è nato, ha sempre avuto questo orientamento verso l'export. Il 75% della nostra produzione è destinata all'export. Certo che con i numeri che abbiamo in Italia, comunque, che passano abbondantemente i 100 milioni di bottiglie, il mercato interno non è un mercato da trascurare, anzi è da lavorare, andare a lavorare sicuramente in sinergia con quelle che sono altre denominazioni e soprattutto con quel grande mondo che è rappresentato dal food italiano, che può essere e deve essere il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Grazie. Grazie a lei.